Siamo arrivati al nostro terzo appuntamento di letture dal mio libro Come la pastura per il pescatore e il vento per l'aquilone. Siamo a pagina 37 e vi leggerò la resistenza e la perseveranza, metabolismo del progetto, e l'umiltà, forma di intelligenza. E quindi entriamo nell'idea di come configurare i nostri obiettivi, i nostri progetti, soprattutto con una chiave di lettura molto importante che è quella appunto della pazienza e della perseveranza. Pagina 37. La resistenza e la perseveranza, metabolismo del progetto. Non pensare che in questa parte di libro io tratti unicamente gli argomenti di sport e alimentazione. Con il termine metabolismo intendo proprio quello che intende il vocabolario, ovvero l'insieme delle trasformazioni chimiche ed energetiche che si verificano nelle cellule di un organismo vivente e ne garantiscono la conservazione, l'accrescimento, il movimento e il rinnovamento. Se togliamo la parola chimiche e trasponiamo la definizione riferendola a ciò di cui stiamo parlando, otteniamo qualcosa del genere. L'insieme delle trasformazioni che si verificano nelle diverse parti del processo di raggiungimento di uno scopo con diversi tempi e ne garantiscono l'accrescimento, la conservazione, il movimento e il rinnovamento. Un punto di vista decisamente differente, vero? Ho elaborato questa particolare teoria, non me ne vogliano i teorici veri e propri, qualche anno fa, quando ho iniziato a correre e a studiare i sistemi energetici, leggendo libri sullo sport, specialmente quelli relativi alla corsa, e trovando in questo modo l'anello mancante a un'altra mia vecchia teoria. Avrai di certo sentito parlare in ambito sportivo di zona aerobica, o bruciagrassi, e zona anaerobica. Bene, ho immaginato un parallelo tra questi termini sportivi cardio e diversi stili di vita di uomini, animali e auto. No, non sono un matto. Abbi pazienza. Sto solo esemplificando un concetto con diverse suggestioni per cercare la porta di accesso perché tu possa comprendere al meglio la mia teoria. Ricordati il discorso fatto inizialmente. Metti la cera. Togli la cera. L'uomo nello sport. Ti illustro in modo terra terra come si comporta il nostro corpo durante la corsa. Il nostro corpo è antico, ragiona ancora come quello dell'Homo sapiens e in quel momento della storia non eravamo certamente al vertice della catena alimentare, essendo sia predatori sia prede. Il nostro corpo utilizza due serbatoi di carburante, i grassi, lenti, e gli zuccheri, veloci. Naturalmente non starò qui a parlare delle differenze tra glicogeno, glucosio, lattato, eccetera. Servirebbe uno specialista per farlo in modo esaustivo. Io voglio soltanto metaforizzare il discorso. Se partiamo di corsa, molto velocemente, il nostro battito cardiaco accelera subito, il nostro corpo ha la necessità di usare il carburante più veloce, ovvero gli zuccheri. Una simile circostanza è probabilmente causata da una necessità importante, come quando ad esempio il nostro antenato rincorreva una preda oppure scappava da un predatore e dunque, trattandosi di bisogni urgenti o di sopravvivenza, non stiamo a guardare dove prendiamo le risorse, poiché il fine ultimo è correre più veloci che possiamo e magari tutelare la nostra vita. Ovviamente la riserva di zuccheri nel corpo è limitata e non avremo una grande resistenza, per cui il problema deve essere risolto piuttosto velocemente. Se invece partiamo di corsa lentamente, il nostro battito rientra nella zona di frequenza di battiti per minuto che è definita aerobica o bruciagrassi. Il nostro corpo non è in emergenza e quindi può gestire con calma il discorso energetico, visto che di norma anche i più magri hanno buone riserve di grasso. Vengono quindi erose piano piano le riserve di grasso e questa fase di corsa può durare tanto, senza che il nostro corpo si stanchi o rischi infortuni dovuti alla mancanza di zuccheri nel cervello, carenza che ci farebbe perdere di vista tante cose. Una maratona, per esempio, può rappresentare un parallelo con la gestione di un progetto. Se arrivi a correre 42 km e 195 metri, è perché hai già corso tutte le distanze fino a quella, cercando magari di fare un buon tempo sui 10 km o sulla mezza maratona. Questo vuol dire che quando parti hai un sacco di energie fresche. Tuttavia, se vuoi arrivare a goderti la maratona fino in fondo, devi saper gestire il tuo metabolismo e le tue trasformazioni. Nonostante tu abbia la potenzialità di correre più veloce, devi pensare che accelerando bruceresti quelle energie limitate che sono gli zuccheri e dovresti poi resistere alla frustrazione di vederti superare da atleti con prestazioni che ritieni inferiori alle tue. Devi essere lungimirante e pensare che la corsa finisce soltanto quando arrivi al traguardo. La gestione di come ci arriverai, ovvero la tua condizione psicofisica, sarà determinante per la sostenibilità della tua prestazione e, allo stesso modo, di un progetto.
Tornando al titolo di questo libro, la medesima attenzione deve averla il pescatore che ha pasturato al largo, prendendo i pesciolini per accumulare un punteggio minimo, la riserva, mentre vede gli altri pescatori vicini, i competitor, buttare il galleggiante al largo per pescare i pesci più grossi. Dunque, così come il corridore con il ritmo nella lunga distanza e il pescatore con i tempi di efficienza della sua pastura, anche noi dobbiamo gestire le evoluzioni del nostro progetto in base alle nostre potenzialità, avendo ben chiaro in testa ogni sua fase e perseverando consapevolmente. L'uomo con il fattore economico. Quante volte abbiamo detto oppure abbiamo sentito dire: fatico ad arrivare alla fine del mese, vorrei comprare casa ma non so se poi riuscirò a pagarne il mutuo, sto mettendo da parte i soldi per comprare casa ma arrivano sempre spese impreviste che me lo impediscono. La gestione del denaro richiede impegno. È possibile assimilare questo impegno a quello del metabolismo del maratoneta, per cui, come detto, è necessario essere lungimiranti. Appena incassiamo il nostro stipendio, disponiamo di una cifra che inevitabilmente vedremo ridursi nell'arco dei giorni ed è quindi molto importante avere ben chiaro il business plan della famiglia, pensare alle spese fisse, a una quota per gli imprevisti, a una come risparmio e poi il resto suddividerlo per i giorni che ci separano dal prossimo stipendio. In questa fase il metabolismo è tutto lento e il profilo da tenere è quello basso. La parte degli zuccheri, il carburante veloce, arriva con la 13ª o, per chi ce l'ha, la 14ª. Ed ecco che qui il battito può salire e si può consumare il glucosio in circolazione, il denaro in più, pur consapevoli che non avrà una grande durata. Se il denaro è stato gestito intelligentemente, a fine mese potrebbe scapparci anche un'uscita in più al ristorante. Certo, si potrebbe obiettare che sarebbe la stessa cosa preventivare una cena extra appena incassato lo stipendio, ma poi sarebbe necessaria una gestione piuttosto prudente del resto del mese, pronti anche a fronteggiare la possibile frustrazione di vedere quello che resta dello stipendio assottigliarsi sempre di più, e c'è da dire che non tutti sono fatti per resistere a questo tipo di stress. Con il mio lavoro sono frequentemente in giro e mi capita di essere a cena con persone diverse e di diverse estrazioni, con le quali affronto spesso e con grande curiosità i discorsi più disparati, tra cui anche quelli relativi all'economia familiare. Beh, che tu ci creda o no, il 90% delle persone, o dovrei dire il 99,9%, afferma di non riuscire mensilmente a mettere da parte i soldi per acquistare la casa, quando in realtà il più delle volte la cifra di un mutuo è la medesima di quella necessaria e dunque risparmiata a pagare l'affitto. La gestione dello stipendio può essere approcciata con gli stessi criteri con cui si pastura in una gara di pesca oppure, come vedremo più avanti, con cui si ottimizzano le faccende da sbrigare in un'intera giornata, metodo che ci farebbe risparmiare il tempo e il costo del carburante e ci aiuterebbe a prevenire l'usura dell'auto, le variabili sul traffico e dei suoi rischi e i danni nascosti dell'inquinamento. Metabolismo negli animali. La favola La cicala e la formica di Esopo resta sempre un must. La storiella ci mostra da un lato l'elettrizzata ed esuberante cicala che consuma senza badare minimamente al risparmio, assimilabile agli zuccheri nel corpo visti poco fa, dall'altro la formica che invece lavora e si prepara per la stagione peggiore. Per realizzare i nostri obiettivi, o forse è meglio dire per raggiungerli, è bene ricordarsi di questa favola, ma tenendo conto che, per come a volte viene spiegata, le formiche appaiono un po' pessimiste. Io invece le definirei pessimiste difensive. È nuovamente nell'equilibrio che troviamo le risposte. Gestendo le risorse accumulate per l'inverno e consumandole a mano, magari vicino alla bella stagione, le formiche possono permettersi di fare un po' la vita della cicala, senza lo stress o la frustrazione di non farcela. Esattamente come fa il maratoneta che si è saputo gestire bruciando il carburante lento dei grassi e che infine può accelerare e arrivare al traguardo con il sorriso. Jim Rohn ha detto: «Io penso che tutti dovrebbero studiare le formiche. Esse hanno una sorprendente filosofia in quattro punti. Non arrenderti mai, guarda avanti, sii positivo e fai tutto quello che puoi». Metabolismo nelle auto. Pensiamo adesso che il metabolismo lento, associato ai grassi nella corsa e alle formiche nella favola di Esopo, corrisponda al gas di un'auto, metano o GPL, scegli tu. E invece quello veloce, gli zuccheri e la cicala, alla benzina. L'attenta programmazione di un business plan, infatti, non è importante solo per raggiungere obiettivi di natura economica, perché le risorse da gestire possono essere di ogni genere, persino affettivo, oppure, come in questo caso, energetico. Le macchine a gas hanno sia il serbatoio del gas sia il serbatoio della benzina.
Una volta definito il carburante che abbiamo a disposizione, possiamo affrontare la gestione dei nostri spostamenti. Ipotizziamo di fare un viaggio dalla montagna fino al mare e ritorno. Avrebbe senso usare la benzina nel tragitto dalla montagna all'autostrada, verosimilmente in discesa? E avrebbe senso usare la benzina dove non si possono superare i 90 km orari? Nell'economia del nostro viaggio sarebbe molto più saggio usare il carburante meno costoso nei tratti di strada dove non sono necessari sprint e potenza e conservare il carburante più costoso e più veloce per la parte finale, quando si dovrà risalire verso la montagna. Questo ci permetterebbe di risparmiare notevolmente sui costi del viaggio senza interferire sulla sua durata. Se usassimo sempre la benzina, anche quando non è necessaria, finirebbe molto presto e lungo la salita verso la montagna dovremmo utilizzare il gas, di certo molto meno performante, impiegando molto più tempo per tornare a casa. Non è diverso da quello che accade al maratoneta o alla cicala. Se l'atleta corresse più forte all'inizio, poi una volta terminato il glucosio, dovrebbe correre pianissimo o addirittura camminare, facendo i conti con la frustrazione, la sofferenza e una performance deficitaria. Se la cicala gestisse le risorse come le formiche, all'inizio della stagione non dovrebbe vivere di stenti. Confucio ha detto: «È nel momento più freddo dell'anno che il pino e il cipresso, ultimi a perdere le foglie, rivelano la loro tenacia». Quelli appena fatti sono esempi molto diversi tra loro, forse un po' estremi, ma che ti prego di intendere nella giusta ottica, considerando che li stiamo mettendo insieme per il nostro percorso, che è molto lungo. Quando impostiamo un percorso verso i nostri obiettivi, dobbiamo tener conto del metabolismo del progetto. È importante trovare un equilibrio tra spinta motivazionale e lungimiranza. Se spendiamo tutte le energie, di qualsiasi natura esse siano, nella prima fase, magari compiendo anche le giuste azioni ma utilizzandole troppo energicamente, non riusciremo poi a far fronte a eventuali venti contrari e non avremo sufficiente lucidità per contrapporre le giuste reazioni. Avremo speso così tanto all'inizio, momento in cui si possono in effetti commettere errori, che potremmo ritrovarci inermi, senza energie veloci né potenza. Avremo finito gli zuccheri, la benzina, e saremo troppo stanchi per servirci delle energie lente, il cui eventuale utilizzo potrebbe comunque provocarci frustrazione, perché potremmo intenderlo come un passo indietro o addirittura una sconfitta. Forse riusciremmo comunque ad arrivare alla meta, ma in che condizioni, o forse, come più spesso accade, ci fermeremo prima di esserci arrivati e avremmo la prova del nostro fallimento, nonostante avessimo tutte le carte in regola e lo stesso quantitativo di carburante, energie, denaro o alimenti che siano, di altri. Thomas Edison ha detto: «Molti fallimenti nella vita sono di persone che non si rendono conto di quanto fossero vicine al successo quando hanno rinunciato». Bill Gates: «Il successo porta cattivi consigli, induce persone intelligenti a credere di non poter sbagliare ed è una guida inaffidabile per il futuro». Dal libro Critica della ragion pura, Immanuel Kant ha detto: «Spesso i problemi non derivano dalle risposte che ci diamo, ma dalle domande che ci poniamo». Passiamo a un nuovo capitolo, che è l'umiltà, forma di intelligenza. Voglio parlarti di una reazione sbagliata al successo o alla popolarità. Io non sono certo una persona famosa o popolare, ma indubbiamente tra chi mi segue e conosce tutte le cose che ho fatto c'è chi mi ritiene un artista di successo. Una cosa che in pratica giornalmente mi viene fatta notare è la mia presunta umiltà. Capita, ed è capitato tante e tante volte, che le persone se ne stupiscano e mi dicano: «Nonostante tutto quello che hai fatto, sei rimasto semplice e umile». Tuttavia, io non penso assolutamente di essere umile e non cerco di creare i presupposti affinché le persone lo credano. Semplicemente mi comporto in modo normale e naturale, anche se questi due termini non sono esattamente sinonimi. Roberto Gervaso: «Di tutte le forme d'orgoglio, l'umiltà è la più calcolatrice». Blaise Pascal: «Una falsa umiltà è puro orgoglio». Naturalmente, con questo non voglio dire che io non persegua l'umiltà come obiettivo e come tratto delineante uno stile di vita. Martin Lutero ha detto: «La vera umiltà non sa di essere umile. Se così fosse, sarebbe orgogliosa della contemplazione di una così bella virtù».
Certo che dopo anni di attività musicali, quando si è in ambienti in cui si viene riconosciuti, ai concerti proprio di altri, alle fiere di strumenti musicali, ai programmi televisivi, eccetera, e le persone vogliono fare una foto con te, farti domande e scambiare opinioni, può capitare di sentirsi importanti. Ma io credo che il disallineamento avvenga proprio a questo punto della catena. Hai fatto cose di qualità e ad alto livello che hanno avuto successo. Le persone te lo riconoscono e tu che fai? Le eviti? Le snobbi? Ti innalzi? Ti comporti con sufficienza nei loro confronti? In alcuni casi, per qualcuno, tu rappresenti un riferimento, poiché potresti aver raggiunto quegli obiettivi per loro ancora sogni. Non va bene. Eppure è un atteggiamento ormai accettato da tutti. Come se fosse normale che chiunque abbia ottenuto una forma di successo e o popolarità guardi dall'alto al basso gli altri, considerandosi superiore. Io reputo l'umiltà una forma di intelligenza ed educazione, che è tipica di chi è sicuro di se stesso e che rafforza ancora di più la propria sicurezza. A volte tendiamo a confondere l'umile con l'insicuro, con il modesto o il sottomesso, ma l'insicuro che dentro di sé è superbo diventa, proprio per voler nascondere la sua insicurezza, strafottente, borioso e inavvicinabile. Naturalmente c'è anche chi è insicuro e umile, poiché nella sua insicurezza ha soggezione di questa sua condizione. È il medesimo atteggiamento dell'animale di piccolo taglio che quando ha paura arruffa il pelo per sembrare più grosso e incutere timore. Nessun animale di grandi dimensioni si comporta così. A volte a sentirsi superiori sono gli artisti in fase di ascesa oppure quelli che dopo una fase di grande successo e popolarità sono in una fase discendente. Raramente chi è veramente un artista di successo ha un atteggiamento superbo e con la parola successo intendo qualcosa che lo appaghi realmente. In questo libro si sta parlando di ricercare il successo e la soddisfazione personale, quindi lascia che ti dica una cosa, se sei certo del tuo sogno e hai pianificato i metodi per raggiungere il tuo obiettivo, non dovresti mai aver paura di essere aperto verso l'esterno, di ascoltare gli altri e le loro opinioni, proprio perché sei sicuro di quello che vorrai e dovrai fare. Nessuna opinione esterna che non reputi giusta potrà farti vacillare. Ascolta pareri, opinioni e raccogli tutto. Magari non utilizzerai nulla di quello che hai sentito o forse seguirai soltanto un consiglio. Ma sarà una cosa in più a cui probabilmente tu non avresti mai pensato. Chi è superbo si chiude nei confronti degli altri, perdendo occasioni di crescita e condivisione. Visto che continuo a fare lezioni ad alcuni allievi, di livello avanzato, non c'è giorno in cui io non riesca ad attingere qualcosa da loro. Anche se il livello di conoscenza di un allievo è di norma inferiore a quello del suo insegnante, c'è un importante gap di esperienze e ricerca di risposte che può essere utile a entrambi, non solo allo studente. Solitamente lo studente è più affamato di sapere, più curioso, di norma più giovane del suo insegnante e magari conosce nuove tecnologie, nuovi artisti e tanto altro. Precludersi nuove nozioni per il semplice fatto che non si vuole mostrare agli altri di avere margini di miglioramento è una mossa suicida. Ho notato che molte persone in tutti gli ambiti vedono nell'altro, e con altro intendo proprio chiunque altro, un competitor, qualcuno da battere sul campo. Voglio invece lasciarti con questa suggestione che riguarda il mio lavoro e la mia vita. Quando individuo un valido musicista, che penso sappia fare qualcosa di bello o qualcosa meglio di me, oltre a cercare di imparare da lui, cerco anche di capire se e come posso aiutarlo, magari facendogli avere delle chitarre che ho pensato, disegnato e fatto produrre da Eco Guitars, oppure producendogli un disco o più semplicemente collaborando con lui. Di fronte a questo mio atteggiamento, qualcuno potrebbe fare i seguenti commenti. Che bravo Varini, aiuta gli altri musicisti a farsi conoscere. Un altro. Vedi Varini, sfrutta altri musicisti per far pubblicità alle sue chitarre. Sicuramente Varini avrà un suo tornaconto personale. Ho volutamente inserito un'affermazione positiva e due negative e sono stato ottimista. I detrattori sono sempre di più delle persone obiettive. Quale dei tre commenti è corretto? In parte tutti e tre, ma sfuggono alcuni particolari. Faccio parte del mondo della musica da oltre 30 anni professionalmente. E se questo mondo dovesse diventare più piccolo, pure io, in minima parte, avrei da perdere. Anche tutte le persone, forse soprattutto loro, avrebbero qualcosa da perdere, a causa di una minore offerta di buona musica. Così nel mio piccolissimo, sapendo che sono fallibile come tutti gli esseri umani, cerco di aiutare chi è bravo e chi ha del bello da far sentire, aiutando quindi il mondo della musica e beneficiandone di conseguenza anche io e i miei figli. Sono un sognatore. Penso che ogni nuovo bravo musicista abbia in sé un qualcosa che migliorerà il mondo.
Naturalmente è vero anche che se un competitor musicista utilizza gli strumenti che io ho pensato, in qualche modo beneficio della sua luce, così come è vero che se produco un album di successo una parte di guadagno arriverà al mio business di produttore o editore. Ma io ritengo che si possa fare un business sostenibile, eco, solidale e pulito, aiutando qualcun altro a vincere, quindi vincendo di sponda. Alternative? Ebbene, sempre tenere in considerazione possibili alternative. Fare i complimenti a un musicista, come fanno in tanti affermando «sì, è bravo», ma in realtà vivere la frustrazione e il timore che possa prendere il mio posto? E questa è l'alternativa? Oppure denigrare qualcuno, come accade spesso, perché non voglio ammettere che invece sa fare qualcosa di bello e che magari io non so fare? Sai quante persone, dopo che ero riuscito a inserire alcuni dei miei migliori allievi in situazioni professionalmente importanti, mi hanno detto «sei generoso» oppure «sei altruista»? Tanti. E io ho sempre detto «perché no?». Cioè, se hai l'occasione di fare una cosa buona per qualcuno, anche senza averne niente in cambio, perché non farlo? Nella lista delle cose importanti, che vedremo tra poco, incontreremo una parola, valore. Uno dei valori che personalmente ritengo importanti è l'essere amati, ben visti e rispettati. A volte il premio per aver fatto qualcosa di buono è proprio il fatto di sapere che c'è qualcuno in più sulla terra che ti vuole bene, che ti sorriderà, che forse si ricorderà che l'hai aiutato quando racconterà ai suoi figli come ha iniziato. Poi c'è anche il premio di sapere che si è operato nel giusto, dalla giusta parte, senza frustrazione né malevolenza, ma con una generosità e un'umiltà che dovrebbero essere un istinto naturale ed etico. Una cosa, a mio vedere, è importante. Non dovremmo mai fingere di essere una persona diversa da quella che siamo in realtà. Non dobbiamo fare buone azioni aspettandoci per forza un segno di riconoscenza, perché non sarebbe un gesto fatto in modo sano. Nessuno ci chiede di essere per forza buoni o caritatevoli, e un buon gesto non ne compensa uno cattivo. Se non siamo fatti in un certo modo, è meglio non impegnarsi troppo per aiutare gli altri, cercando comunque di non umiliarli. In questo ambito, più uno e meno uno non fa zero. Enzo Bianchi. L'umiltà è una virtù che si acquista difficilmente. Non basta voler essere umili, ed è possibile farsi umili per orgoglio. Solo vivendo le umiliazioni inflitte dalla vita o dagli altri si può imparare l'umiltà. Michel de Montaigne. Anche sul più alto trono del mondo siamo sempre seduti sul nostro culo. Isaac Asimov. Sono conscio dello stato della mia ignoranza e pronto a imparare da chiunque indipendentemente dalla sua qualifica. Sant'Agostino. È stato l'orgoglio che ha trasformato gli angeli in diavoli e l'umiltà che rende gli uomini uguali agli angeli. Ezra Taft Benson. La superbia si preoccupa di chi abbia ragione, l'umiltà si preoccupa di che cosa sia giusto. Bruce Lee. Essere umili verso i superiori è un dovere, verso gli uguali è cortesia, verso gli inferiori è nobiltà, verso tutti è la salvezza. Harvey B. McKay. Arroganza è il credere che tu sia così in alto da non aver bisogno di un orecchio incollato al terreno. Soren Kierkegaard. Meglio dare che prendere, ma talvolta può esserci più umiltà nel ricevere che nel donare. Per chiudere in bellezza questo capitolo riguardante le condizioni avverse, voglio riportare una riflessione, perché non si può definire un aforisma, di Albert Einstein. Riguarda non solo un evento contrario, ma un più largo periodo di crisi. Per me leggerlo è stato illuminante. Mi ha aiutato a comprendere come affrontare brutti periodi, mettere insieme le reazioni, l'ottimismo e il pessimismo. La vera crisi. Albert Einstein. Non possiamo pretendere che le cose cambino se continuiamo a fare le stesse cose. La crisi è la più grande benedizione per le persone e le nazioni, perché la crisi porta progressi. La creatività nasce dall'angoscia come il giorno nasce dalla notte oscura. È nella crisi che sorge l'inventiva, le scoperte e le grandi strategie. Chi supera la crisi supera se stesso senza essere superato. Chi attribuisce alla crisi i suoi fallimenti e difficoltà violenta il suo stesso talento e dà più valore ai problemi che alle soluzioni. La vera crisi è la crisi dell'incompetenza. L'inconveniente delle persone e delle nazioni è la pigrizia nel cercare soluzioni e vie di uscita. Senza crisi non ci sono sfide, senza sfide la vita è una routine, una lenta agonia.
Senza crisi non c'è merito. È nella crisi che emerge il meglio di ognuno, perché senza crisi tutti i venti sono solo lievi brezze. Parlare di crisi significa incrementarla e tacere nella crisi esaltare il conformismo. Invece lavoriamo duro. Finiamolo una volta per tutte con l'unica crisi pericolosa, che è la tragedia di non voler lottare per superarla. Di nuovo ripeto, Albert Einstein. Siamo arrivati a pagina 49, prima di un nuovo capitolo che si chiama Azioni e reazioni. Alla prossima!